Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 con delle notizie incredibili. Sono stati finalmente rivelati tutti i contenuti dei nuovi DLC che arriveranno nel corso di febbraio 2017. Ragazzi, avremo un DLC gratuito e aggiunge davvero tanta roba interessante e poi il secondo DLC a pagamento, che vi ricordo essere comunque gratuito per chi ha già comprato il Season Pass. Mi raccomando ragazzi, lasciate un fotutissimo mi piace, proviamo a superare almeno i 5.000 like. Se non appena questi DLC usciranno, li volete vedere tramite dei video qua sul mio canale YouTube. Il primo contenuto scaricabile permette di raggiungere il livello 90 con il nostro pattugliatore temporale. Quindi andiamo a superare il livello 85 che ci era in realtà già stato dato col primo DLC a pagamento. Forse era col primo contenuto scaricabile, chi se ne importa, comunque il level cap era già stato alzato. Nuovi accessori, nuovi costumi, nuovi attacchi, poi nuove regole per il torneo mondiale e poi altre piccole chicche come, se non sbaglio, la possibilità probabilmente di andare a modificare quella che è la musica di background. Ah, e quasi dimenticavo, due nuove missioni esperto. Quindi ragazzi, un po' di contenuti, questo aggiornamento gratuito li porta. Quello però che mi ha stupito davvero è il secondo contenuto scaricabile, il secondo DLC a pagamento, che aggiunge tutto quello che noi fan di Dragon Ball vogliamo. In primo luogo abbiamo due nuovi personaggi e sto parlando di Ciampa e Vados, praticamente il dio dell'universo 6 e il suo relativo angelo. Poi ovviamente delle mosse, costumi, tutte queste cosucce così, ma la cosa fondamentale, anche se non la più importante, è l'aggiunta di un nuovo stage di gioco. Quindi ragazzi, una nuova arena in cui combattere ed è praticamente il ring del torneo degli universi 6 e 7. Questa arena doveva essere aggiunta dal primo momento nel gioco, però dai, si sono fatti perdonare appunto mettendolo nel secondo DLC. Vengono poi aggiunti nuovi gesti, un nuovo veicolo da utilizzare a Conton City, ragazzi, ma preparatevi, tenetevi alla sedia, viene aggiunta nuova storia ufficiale per Dragon Ball Xenoverse 2. Credo che quello che verrà aggiunto sarà praticamente tutto l'arco relativo al torneo degli universi 6 e 7. Infatti il DLC è praticamente incentrato su Ciampa e Vados. Io ragazzi davvero non vedo l'ora, perché vedere la storia di Dragon Ball Super, questa qui degli universi, addirittura frammentata e confusa dalle distorsioni temporali, sarà davvero una grandissima emozione. La cosa brutta è che non è stato annunciato il giorno preciso in cui il DLC uscirà. Noi comunque teniamo le orecchie aperte e gli occhi aperti, e non appena ragazzi il DLC uscirà lo vedrete sul mio canale. Quindi ragazzi, vi voglio carichi al massimo. Dopo tante chiacchiere che magari potrebbero aver annoiato qualcuno, non lo so, andiamo a dare cazzottoni pesanti. E ragazzi miei, andiamo a fare magari una battaglia qui nelle missioni parallele. Allora, io avrei una missione che volevo fare ed era questa qui, padre e figlio. Ed eccoci qui ragazzi, io comunque in questi giorni sono davvero felicissimo, perché ho notato che i video vi stanno piacendo un botto, questi qua di Dragon Ball. Io ho notato che, raga, un'altra cosa, in questi giorni escono altri giochi fighi, come ad esempio Resident Evil 7. Quello voglio assolutamente giocarlo, ma non so se ci farò dei video sul mio canale YouTube. Ultimamente mi viene più la cosa di volermeli giocare senza dover magari avere la pressione di registrare dei video. Comunque ragazzi, vedremo, forse un video arriverà, forse no, non lo so. Perché poi ho notato che anche altri youtuber già in Italia hanno portato la serie, o meglio la porteranno tipo oggi, e allora parto già svantaggiato. Noi comunque abbiamo Dragon Ball, avremo tante belle novità, ci sarà il ritorno di GTA 5 in maniera molto particolare con delle mod, non vi svelo nulla. Andiamo subito, boom, col Super Saiyan di terzo livello, ma soprattutto ragazzi, una cosa che mi ha fatto un piacere enorme vedere che l'avete apprezzata è stato il video di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ragazzi, quel video davvero è stato incredibile, ha fatto il botto e io sono davvero felicissimo di questo, perché vuol dire che in tanti avete giocato come me Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Tra l'altro, vabbè, da come avete notato effettivamente Tenkaichi 4 era una mod del 3, non era un gioco ufficiale. Però comunque sono stati aggiunti i personaggi di Super, davvero ragazzi, tanta roba, nuovi stage mi pare. Quindi ragazzi, ci sarà da divertirsi e io infatti vi avevo proposto a 7.000 like la serie. Ci siamo quasi arrivati nel giro di nemmeno 24 ore, quindi ragazzuoli, se non avete ancora visto il video di Budokai Tenkaichi 4, ve lo lascio in descrizione, perché vi dico solo che c'è Goku Super Saiyan blu, ma anche Vegeta, in appunto con una grafica un po' pixellosa, è una cosa stranissima.
Io, se notate, ho messo la tempesta gigante, boom! Ed è davvero devastante. A mio parere è una delle mosse più potenti del gioco, però considerando, chiaramente, l'aura che consuma. Poi ce ne sono molte altre più potenti, come ad esempio la supernova e tante altre che probabilmente nemmeno conosco. Allora, lui mi ha distrutto quasi. Io ho messo doppia domenica, che è una mossa di Radish. Parati! Mamma mia, raga, giusto in tempo. Tocca a me. Bam! Gli ho restituito il doppio del potere con una mossa non suprema. Mamma mia, ragazzi. Allora, andiamo subito a curare Goku, altrimenti poi si mette a piangere. Io mi ricarico un po' l'aura. E quindi, ragazzi, si procede verso la prossima zona. Adesso che ci penso, come se non bastasse, ragazzi, a febbraio di Dragon Ball ci saranno altre novità. Forse non ve l'ho accennato più di tanto, ma a febbraio probabilmente inizierà una nuova serie su Dragon Ball. E sto parlando di Dragon Ball Fusions. Per chi non lo conoscesse, nel giro dei prossimi giorni ci farò un video completo in cui vi mostro cos'è il gioco e che potenzialità ha. Vi basti sapere solo una cosa, poi non vi aggiungo altro. Sarà possibile fondere 5 personaggi insieme. E basta, non vi dico nient'altro, ragazzi, perché voglio farci un video per parlare di tutto quello che il gioco potrebbe offrirci. Allora, Goku mi sta distruggendo, eppure dovrei essere io il più cattivo qui. Allora, Kamehameha dirompente e si è spostato, mannaggia. Allora, ragazzi, va di combo cattive. Pochi cavoli qui, nulla. Fa un sacco di teletrasporti, ma adesso tocca a noi. Qualcuno continua a dirmi, Joseph, non utilizzare il teletrasporto. Il teletrasporto? Stavo per dire il teletrasporto. Il teletrasporto, ma voltati quando lui fa il teletrasporto a sua volta. Lo so, ragazzi, sono uno stupido. Cioè, non riesco a concentrarmi più di tanto. Dai, ci provo. Dovrebbe essere una cosa di questo tipo. Infatti, l'ho fatta adesso. Però sono troppo abituato a quei dannatissimi comandi. Vediamo un po'. No, non l'ho fatto. Ma chi cavolo se ne frega, ragazzi, dai. Oh, ma c'è Vegeta che sta morendo. Allora, aspettate un attimino, ragazzi, perché la situazione si sta evolvendo davvero male. Doppia domenica, porca miseria. Mi sta andando malissimo, ragazzi, Questo è ciò che succede quando uno si mette a chiacchierare e non si concentra sullo scontro. Boom, messo giù e procediamo con una bella Kamehameha. E quindi Goku al tappeto. Vorrei solamente vedere... No, Goku e Vegeta al momento sono vivi. Io mi sono portato quelli di quarto livello così perché non li scegliamo mai. Quindi magari si sentono un po' esclusi. E m'ha beccato in faccia e sono morto. Mio caro Vegeta, ora che mi sono ripreso, guarda che ti devasto, Boom! E c'è di già la conclusione? Ovviamente deve esserci anche quella suprema, altrimenti non siamo contenti. Ora la problematica è, deve arrivare qualcuno o devo spostarmi io? Andiamo alla Capsule Corporation. A casa di Bulma non c'era nessuno. E qui c'è Bardock Radish, che sta succedendo? Ragazzi, questi mi sa che vogliono conquistare. Oh, via, 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 Spirito Saiyan! Mi sono spostato giusto in tempo, raga, meno male. No, ragazzi, sono stato fortunato qui, Vediamo se ce la faccio. Teletrasporto, ma chi arriva? Chi è che sta arrivando? Goku Super Saiyan. E per quale motivo? Non so, forse si sta alleando con Bardock e Radish. Ah, vabbè, padre figlio, tutta quella roba là, no? Vai adesso! Ragazzi, l'ho fatto! Applausi per me, un like adesso, perché finalmente, dopo mesi dall'uscita di Xenoverse 2, ho fatto questa roba che il nemico fa il teletrasporto e io mi giro col pendolo. Ho risparmiato il ki, anzi il vigore, perdonatemi, e quindi siamo tutti più contenti. Vai così, ragazzi, schiaffoni per Bardock. Vabbè, poco da fare qua, li ho presi io, mannaggia. E Joseph, forza! Ah, no, ma beccato comunque. Amico, ma guarda che io ti colpisco e ti devasto. Io, belle rime. Io faccio un rap che ti deprime, yeah. Vabbè, lascia stare, va. Mamma mia, ragazzi, voi non mi avete mai sentito fare freestyle. Yo, tu di rime non ne hai, yeah. Vabbè, basta fare cazzate, perché dobbiamo concentrarci sullo scontro. Poi qualcuno mi dice, ma tu non sai giocare. È normale, ragazzi, faccio di tutto tranne che giocare seriamente, non lo notate. Però questo è il bello, perché, bah, mi diverto così. Vuol dire che c'è puro divertimento, no? Ti pare? Allora, basta picchiarmi. No, raga, mi devo mettere la capsula. Teletrasporto e capsula subito. No, raga, sto morendo. Oh, ma qua muoiono tutti. No, ragazzi, non posso permetterlo. Teletrasporto e no, devo andare a curare gli altri. Non posso farlo, raga. Allora, faccio così, amici miei. Aspettate un attimino. Vai così. Boom! Trasformazione assurda. Vado verso il basso perché devo, ecco, andare da qualcuno. No, raga, devo assolutamente provare a curare Vegeta. Stanno facendo davvero di tutto per rompermi le scatole, ragazzi, ma non vinceranno. Io in questo scontro, ve lo dico, sono abbastanza carico, Dai così, Vegeta, e si riprende. Vegeta si riprende. Adesso distruggo Radish così
proviamo a toglierci subito un nemico dalle scatole. Io tra l'altro, ripeto, sto utilizzando una delle sue mosse, quindi dovrebbe essere onorato in realtà. Allora, faccio così, raga, tempesta gigante. A chi coglio coglio qui? No, si è salvato perché anche lui ha fatto la suprema. No, questa non ci voleva, ragazzi. Allora, vai così, picchialo. Dai che lo buttiamo giù. Bam! E si va con le ultime combo. Teletrasporto e eliminiamo uno. Almeno, ragazzi, ce lo siamo tolti dalle scatole. Allora, il mio obiettivo è provare a colpire Gohan. Vai così, tempesta gigante! Mamma mia, raga, quanti danni! No, quanto mi piace sta tempesta gigante. È troppo cattiva, raga. Dovete ammetterlo anche voi. Allora, vediamo un po'. Anche Gohan distrutto. E abbiamo recuperato, ragazzi, in questo scontro in men che non si dica. Dai così, dai. Allora, l'ultima esplosione dell'aura. E poi, ragazzi, va ancora con la tempesta gigante. Troppo cattiva questa. Però non l'abbiamo colpito. Non so se si è parato o cos'altro ha fatto. Peccato, ragazzi. Allora, manca poco. Credo una singola barra di vita per distruggere Goku. Vediamo un po', ci siamo, lo colpiamo e poi raffica energia massima potenza. E la vita di Goku scende, ragazzi miei. Lo devastiamo, dai, dai, dai. Non vuole proprio morire, ragazzi. E vai così. Finalmente la conclusione suprema e guardate Joseph, guardatelo, con degli abiti divini. Ed eccoci qua, vediamo un po', abbiamo ottenuto un botto di punti esperienza. E purtroppo nulla di particolare. A febbraio 15 sono i nuovi DLC di Xenoverse 2. Arriverà la serie su Dragon Ball Fusions. Vorrei anche fare la serie su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ragazzi, fan di Dragon Ball qua sul mio canale si divertiranno un botto. Mi raccomando ragazzi, pollice in su, iscrivetevi al canale cliccando qui al centro. Ma soprattutto vi invito assolutamente a guardare i nuovi video di Dragon Ball Xenoverse 2 e anche quello di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Nome troppo lungo. Cliccate sulle due miniature che vedete a destra e sinistra. Quindi alla prossima, ciao!